Topo Program corre in aiuto ai topografi. Perché si rivolgono a voi? Ma io penso essenzialmente per avere spensieratezza. Oggi i professionisti sono schiacciati dai tempi, dalle norme, da dover conoscere tantissime cose. I nostri software, oltre ad essere semplici, danno in aiuto la normativa per non sbagliare mai, ma soprattutto a noi ci piace diffondere certezze e far sì che i nostri clienti, che noi chiamiamo partner, abbiano la certezza, la decisione di lavorare bene e servire bene il loro cliente. E non per ultimo ci piace che i nostri partner sorridano, siano felici e anche per questo quest'anno regaliamo a tutti un peperoncino. Posso dartelo anche a te? Grazie, Grazie a te. volentieri. Scappo a fare il corso, devo fare in fretta e mi aspettano. Ciao! Ciao! Corso. Lo slogan di quest'anno l'avete già detto nell'invito, il sale ce l'avete voi come zucca, no? Come intelligenza. Il pepe ve lo diamo noi, ve l'abbiamo già dato, ve lo regaliamo, quindi anche un po' di vivacità e la professionalità è servita. Questo è lo slogan, ma che cosa si lega a questo slogan? A questo nuovo volumetto che si intitola Io me la cavo con il catasto. Attenzione alla differenza, non è io speriamo che me la cavi con il catasto, io me la cavo, cioè noi ce la caviamo con il catasto, in modo preciso, sicuro e deciso. Ve lo presento, è un pochino fatto in modo comodo da leggere e da girare, è plastificato, anche se si porta in campo si sporca, si può pulire direttamente, ma soprattutto è facile intuire perché è una rubrica dove per ogni argomento catastale abbiamo due pagine. Enzo, a febbraio saranno 20 anni. Cosa ti spinge, dopo tutto questo tempo, ad essere ancora e sempre in prima linea? Mi spinge il desiderio di fare sempre dei lavori nuovi, di raggiungere delle nuove mete, ma mi spinge soprattutto la passione per il mio lavoro, per il nostro lavoro, la passione che ci danno ogni giorno tutti i nostri colleghi, tutto il team, diciamo, della Topo Program, ma soprattutto la passione ce la infonde il nostro capo, il nostro Pino Mangione, perché è una fonte inesauribile di passione, trasmette a tutti e quindi dobbiamo per forza seguirlo. Carla, responsabile gruppo sviluppo, che aria si respira in questa azienda? In Topo Program si respira un'aria serena e allegra soprattutto. E la cosa bella è che tutto viene dall'alto. È Pino che vuole fortemente questo ambiente e noi siamo contenti. Ci permette anche di fare molta formazione. E diciamo che è un'azienda anche che chiede molto, però in un ambiente così è facile dare anche tanto. E soprattutto una cosa importantissima che voglio sottolineare è che un'azienda dove si può parlare si viene ascoltati, si possono fare delle proposte, insomma si lavora in modo sereno, ma se allegro e serio. In ultimo, Giampiero De Leo, area sviluppo, salve. Salve. Ultimo arrivato, il più giovane, che cosa ti ha spinto a candidarti e che cosa ti ha fatto pensare che questa fosse l'azienda adatta a te? Sì, è vero, sono il più giovane e quello che mi ha spinto a candidarmi è sicuramente la passione per la programmazione e ovviamente il livello che l'azienda ricopre in tutta Italia in questo settore. Ovviamente è un'ottima azienda e quindi questo mi ha spinto a candidarmi. Quello che mi ha convinto di essere nel posto giusto è che di solito sono io quello considerato il più matto. Mi sono trovato lì, ad esempio, nel momento in cui dovevo fare il colloquio, le spiego subito com'è andata, mi trovavo in sala d'attesa, mi entra un signore un po' strano che sinceramente si è messo a ballare, ad eseguire un balletto tutto molleggiato che sembrava Celentano. L'ho guardato, non ho fatto altro che ridere, alla fine mi sono complimentato per lo spettacolo e ho chiesto se era possibile parlare con un responsabile. Lui mi ha risposto: piacere, sono Pino Mangione, l'amministratore della società. Allora lì un po' ci sono rimasto perché credevo di essere io il matto della situazione, allora ho capito che lì ho trovato persone più matte di me e mi sono sentito come a casa. Quello era il posto perfetto perché ovviamente sono dei grandi tecnici, delle bravissime persone, ma sono anche più matte di me, quindi mi ci trovo a pennello lì. Allora avete capito cos'è Topo Program?